Bene ragazzi, paradiso fuori sala, in realtà questo clipino qua sarà molto molto corto, primo perché voglio parlare di un film che, di cui si può parlare poco perché sennò si rischia di fare troppo spoiler, e poi perché mi sa che non c'ho un cazzo di memoria sul telefono, non mi è rimasto più un cazzo. Allora, di ritorno dalla visione di Parasite di Bong Joon-ho, come cazzo si chiama, coreano, film coreano, vincitore della Palma d'Oro a Cannes, non come erroneamente come un coglione dicevo nel clipino che ho dedicato, me ne sono reso conto adesso, clipino che ho dedicato a Joker, dove dicevo che Joker aveva vinto la Palma d'Oro a Cannes. Che cazzo dice, sì, sa porco Dio, Joker ha vinto il Leone d'Oro a Venezia, tutta un'altra roba. Parasite, cazzo, bella sorpresa, un film di cui non sapevo un cazzo di niente, di cui avevo visto mezzo trailer, invece è un gran bel film. Allora, regista Bong Joon-ho, tanto per fare un po' di aneddoti, per far capire chi cazzo è il regista di Snowpiercer. Snowpiercer è stato un bel film, tutto un film da un cast stellare, ma bello, una bella trasposizione di un fumetto cult di un po' di anni fa. Ma figa, Parasite, bello, molto bello, mi è piaciuto molto. Però ripeto, in realtà sarà un clipino molto breve, oltre che consigliarvelo di vederlo assolutamente, non posso dire un cazzo perché è un film che figa, se provo appena appena a raccontare la trama rischio di fare spoiler. Vi posso solamente dire che è un film, tanto che io mangio un po' di biscottini del cazzo, è un film che ti sa sorprendere, ti sorprende, molto bello, la sceneggiatura è molto bella. Poi il film, sapete che io non sono un grandissimo stimatore dei film del cinema orientale, salvo qualche rarissima eccezione, e qui spendo due parole, cito il film e basta, su Old Boy, altro film coreano di qualche anno fa, che mi reputo un capolavoro assoluto, ma un film della Madonna, che ha avuto anche un merdosissimo remake americano 5-6 anni fa, che conta la regia di Spike Lee e il protagonista della Madonna, Josh Brolin. Ma nonostante quello, il film, il remake, è una merdata, fa schifo, non ha il minimo stile e potenza che ha il film originale, assolutamente. È un film, Parasite, che, come dicevo prima, ti sa sorprendere, perché per tutto, nonostante, ripeto, io non apprezzo più di tanto il cinema orientale, lo sapete benissimo, chi di voi mi conosce lo sa benissimo, non posso che ammettere e riconoscere che cazzo, il film è diretto molto bene, ha il suo stile, funziona, ma è interpretato molto bene. Tutti questi attori qua coreani del cazzo, adesso sono ironico, lavorano bene, sono bravi. Però ripeto, è un film che ti spiazza. Posso solamente dire che è un film, secondo me, diviso in due parti molto distinte, molto diverse una dall'altra, che però coesistono in una maniera perfetta. Finale bellissimo, molto bello, stupendo, bello. E per spiegarvi in due parole un po' l'incipit iniziale del film, il film comincia con questo tono narrativo molto molto blando, molto
molto da commedia. Il film, tutto, la prima parte è tutto e per tutto una commedia. E narra le vicende di questa famiglia, un po' disastrata, un po' sono tutti disoccupati, famiglia composta da marito, moglie e due figli adolescenti, e sono un po' disastrati, vivono in un quartiere del cazzo, vivono tra l'altro in un appartamentino del cazzo, un appartamentino che è sotto il livello della strada, il suolo, non c'hanno un cazzo, fanno qualche lavoretto così saltuario per guadagnare due soldi, e di figa, in una maniera molto fortuita, da un giorno all'altro l'amico del figlio, del ragazzo adolescente, del membro del nucleo familiare che noi andremo a seguire all'inizio del film, diciamo che dà l'incarico al suo amico, a questo ragazzo qua, di prendere il suo posto come insegnante di lingua inglese a una ragazza di una famiglia benestante. E da lì inizia tutto, ragazzi miei. E qui finché non posso più dire un cazzo, perché sennò vi farei spoiler. Comunque non voglio fare assolutamente nessun tipo di spoiler, perché comunque è una trama che, ripeto, non sapendo un cazzo del film, io ho voluto vederlo, sì, e tutto perché comunque è il film che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes, quindi gran parte di interesse ce l'avevo per quello. Però recentemente questo interesse qui si è un attimo un po' ingigantito di smisura dal fatto che recentemente avevo letto una dichiarazione del regista che aveva praticamente diramato questo appello quasi disperato ai giornalisti di non fare nessun tipo di spoiler per non rovinare l'esperienza totale del film al pubblico, e quindi mi è venuta questa cazzo di curiosità enorme, ancora di più nonostante sia il film che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes, di vedere questo cazzo di Parasite qua. E devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso. È un buon film, anzi un ottimo film esponente del cinema orientale, e lo consiglio a tutti quanti, ragazzi, andatelo a vedere perché è bello, è proprio un bel film. Basta, non so bene che altro dire, perché non posso spendere più parole sulla trama, oltre che dire che è un gran bel film. A metà film c'è la svolta, basta, non dico più un cazzo. Ragazzi, come al solito vi ringrazio e vi rimando a un prossimo clippino on the road.